chi erano propriamente i barbari. Tra i numerosi popoli che i romani consideravano barbari si distinguevano quelli di origine germanica, insediati nella vasta area situata tra il Baltico a nord e il Mar Nero a sud. I principali gruppi etnici erano costituiti dagli alemanni, stanziati in Germania, dai franchi nei pressi del Reno, dai sassoni presenti nella Germania settentrionale, dai goti divisi in ostrogoti e visigoti. Queste genti, che tra il III e il IV secolo d.C. avevano abbandonato il nomadismo per dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento, erano caratterizzate da un'organizzazione sociale molto semplice. La comunità, divisa in clan o gruppi familiari, estesi, legati da vincoli di parentela, era guidata da un'assemblea di guerrieri e da un capo militare. Il rapporto di relativo equilibrio tra popoli barbari e impero fino alla fine del IV d.C. si fondava essenzialmente su due presupposti. Da una parte, l'integrazione dell'elemento barbarico nei ranghi dell'esercito e lo stanziamento all'interno dell'impero a difesa di territori particolarmente vulnerabili, come era accaduto con i Visigoti. Dall'altra, una politica di contenimento delle incursioni e di difesa dagli attacchi sempre più frequenti. Questo equilibrio entrò in crisi intorno agli inizi del V d.C., quando un popolo nomade di stirpe mongola proveniente dall'Asia, gli Unni, irruppe nella Russia sudoccidentale, dove giunse a contatto con Alani, Vandali e Goti, innescando una serie di spostamenti a catena.